Un momento storico. Ha usato non poca enfasi Fayez al-Sarraj per descrivere l'arrivo a Tripoli via mare del suo governo di solidarietà nazionale, un'entità sostenuta dalle Nazioni Unite e dalle democrazie occidentali, che finora si era riunita a Tunisi. Con l'aiuto di Dio e il supporto di ognuno, lavoreremo per creare uno Stato fatto di leggi e istituzioni, ha dichiarato. Lavoreremo per un cessate il fuoco che ponga fine agli spargimenti di sangue, per riunire gli sforzi di tutti i libici contro lo Stato islamico. Un programma di buone intenzioni, a cui non fa difetto la volontà di garantire la ricostruzione di una banca nazionale e la sicurezza dei pozzi di petrolio, subito messo alla prova dei fatti, come i colpi d'arma da fuoco ostili che hanno accolto lo sbarco di Sarraj, o le parole del leader islamista, anch'egli a Tripoli, Khalifa Gwell. Sarraj è responsabile di ingresso illegale nel paese, ha due opzioni, tornare a Tunisi o consegnarsi alle autorità. Quali? È lecito domandarsi. C'è poi la questione delle forze armate. Le milizie di Misurata, quelle più organizzate, dovrebbero essere dalla parte di Sarraj, ma già ieri hanno dovuto fronteggiare nel centro di Tripoli gli scontri causati dai gruppi facenti capo al ribelle Salah Abadi, per impedire manifestazioni a favore del neo premier. Senza dimenticare Tobruk, l'autoproclamato governo di Abdullah al-Thini pare disposto a lasciare i poteri alla compagine di Sarraj, solo a patto che lui riceva la fiducia dalla Camera dei rappresentanti insediata nella città dell'Est. Ma già 6 sono i tentativi di votazione andati a vuoto, causa il boicottaggio dei deputati legati al generale Khalifa Haftar, capo di Stato Maggiore dell'Esercito.